recensione Tintoretto su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova recensione dei prodotti Tintoretto. Oggi vedremo come funzionano, se funzionano, come sono, se ci piacciono i pennelli Tintoretto per olio ed acrilico. Dei pennelli molto diversi da quelli che vi ho recensito nella scorsa recensione e che questa volta vi regalerò immediatamente. Sono dei pennelli molto belli, ve lo anticipano, performano molto bene, vi anticipo anche questo. Io li proverò soltanto con l'acrilico perché dovendoveli regalare non voglio sporcare le setole in maniera troppo pesante, perché non mi sembra giusto regalarvi una cosa vecchia e rovinata, mentre me ne terrò qualcuno per provarlo, per usarlo, perché io già li ho provati i miei pennelli, molti dei miei pennelli sono Tintoretto, quindi so come performano con l'olio, per questo ve ne sto parlando con una certa sicurezza. Vi faccio vedere invece nel corso di pittura, se vi va, ditemi se vi va, se che ve li segnalo, quando userò i pennelli Tintoretto per fare determinate cose, in modo che voi possiate vederli all'opera anche sull'olio, su proprio su una tela e non semplicemente su dei test fatti su blocchi telati come faremo adesso con i colori ad acrilico. Questi pennelli, vi ricordo, mi sono stati inviati dalla Tintoretto, che in tutta la libertà mi ha detto di recensirli come avrei voluto. Io li recensisco semplicemente perché mi sono piaciuti enormemente e dopo ho il piacere di farli provare a voi, che suffragherete o smentirete quello che sto per andarvi a dire. Spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come sono questi pennelli. Oggi analizzeremo quelli che l'azienda definisce selezione olio ed acrilico, quindi dei pennelli a manico lungo per lavoro a cavalletto che siano adatti tanto per l'olio quanto per l'acrilico. Contrariamente a quanto vi ho detto nell'intro, io, avendo trovato degli oli diluibili in acqua, farò qualche prova anche con l'olio per essere un po' più completi, ma poi userò un po' di questi pennelli in una futura recensione che farò per dei colori ad olio idrosolubili e quindi li potrete vedere anche all'opera in quella recensione. Oggi li proveremo su blocco telato, principalmente con acrilico. Allora, vedete che ce ne sono una miriade e li proveremo tutti. Abbiamo ben 21 pennelli da provare, divisi in due grandi squadre: la squadra dei pennelli piatti e la squadra invece dei pennelli a punta o tondi. Allora, tra i pennelli piatti subito si affaccia una distinzione tra il pennello piatto retto e il pennello piatto a lingua di gatto, vedete? E questo dipende appunto dal taglio finale, che sia curva, a punta, vedete? Anche se questo un po' si allargherà, adesso vedrete con l'acqua, o curvilineo. Bene, in più naturalmente si differenzieranno per le setole. Adesso andiamoli a vedere uno per uno e andiamoli ad analizzare uno per uno. E io comincerei dai miei preferiti, che sono i pennelli piatti. Useremo un colore acrilico di bassa fattura, sono quelli della Lidl, perché a noi adesso interessa più che altro come il pennello performa in tutte le sue accezioni, perché naturalmente io non voglio che lo aiuti il colore e quindi ho scelto un colore basico, proprio scarso, perché se avessi preso un colore buono, anche se il pennello non dipinge bene, il colore buono lo aiuterebbe. Quindi noi non vogliamo abbreviare il lavoro, ma vogliamo vedere effettivamente come questi pennelli funzionano, se ci piacciono. Quindi cominciamo immediatamente, proviamo prima i numeri 10. Bagniamo per la prima volta il pennello. Abbiamo qui un sintetico oro, quindi una setola sintetica a lingua di gatto, è una setola sintetica lunga di pelo di bue, sempre a lingua di gatto. La differenza sostanzialmente è non solo nella fibra che lo compone, questa è una setola naturale, questa è una fibra sintetica, ma anche nella lunghezza delle setole. Vediamo come performano. Proviamo prima il pelo di bue. Allora, il pelo di bue è un pelo molto morbido, flessibile, ma nello stesso tempo
anche molto controllabile. La sua lunghezza, in questo caso, ci permette una stiratura veramente profonda del colore e un tirare via, un leccare via una grossa parte del colore che vogliamo. Questo pennello è un pennello molto buono, guardate un colore molto scarso come lo rendono bello coprente e bello compatto, quindi non mi posso lamentare, è un pennello flessibile. Questo è uno di quei pennelli con cui potrete veramente allungare il tratto tantissimo senza che lui si scarichi immediatamente. È un pennello con una linea abbastanza precisa, molto molto gestibile. Questa flessibilità della setola ci dà la possibilità quindi di volteggiare con le setole del pennello, morbido e molto molto maneggevole. Numero 10, pelo di bue. Mettiamola a confronto con un numero 10 in sintetico. Vi dico subito che queste saranno setole molto più rigide rispetto alle prime, non rigidissime, ma meno flessibili, torneranno subito in asse, non accompagnano a lungo dei movimenti, ma sono più per tocchi brevi, veloci, per una pittura più veloce, molto molto più stirata della precedente. La flessibilità delle setole di bue, vedete? Lo vedete proprio dal colore che acquisisce lo stesso tono e lo stesso colore. La flessibilità della setola di bue fa sì che, pur avendo un lavoro bello stirato, si raggiunga in una sola passata quello che qui potrò raggiungere in due o tre passate. Ora, non è un demerito di questo, ma è una differenziazione di utilizzo. Se io voglio dei film più sottili di pittura, quindi delle velature, delle immissioni di colore che facciano trasparire quello che c'è sotto, una setola sintetica sicuramente asporterà la maggior parte di colore. Parimenti, però, una setola sintetica può essere usata in maniera materica e gestita abbastanza bene, perché mantenendo sempre la forma darà sempre la stessa picchettatura e quindi potrà farci fare una pittura materica soddisfacente, cosa invece per una pittura materica non consiglio un pennello a setole troppo lunghe. Un altro pennello a setole abbastanza lunghe è questo sintetico smeraldo, che dovrebbe essere una via di mezzo tra questi due. Infatti ha le setole sintetiche ma più lunghe, il che ci permetterà di avere una stesura abbastanza sottile di colore, vedete? Anche lui tira via abbastanza colore, ma ne lascia sicuramente più del precedente, perché l'appoggio della setola, guardate, l'appoggio permette che si depositi maggiore concentrazione di colore essendo lungo, e come il precedente, pur essendo una setola più rigida, potrà accompagnarci in evoluzioni sul nostro dipinto. La vedete la differenza? Una setola morbidissima di bue è una setola più flessibile, meno soggetta al nostro volere, che è la setola sintetica. Quindi una pittura sicuramente anche più controllata, quella della setola sintetica. Io ai principianti consiglio sempre le setole sintetiche, proprio perché vanno solo nel punto in cui noi passiamo, mentre gli artisti, quelli che già sanno come modulare la materia, possono affidarsi anche al pelo di bue, o chi vuole fare un lavoro non troppo preciso, quindi non fotografico ma più pittorico, sicuramente la setola di bue, mentre la sintetica per chi invece ha una pittura più pedissequa, più simile e conforme all'originale. E questo è un sintetico lingua di gatto, setole di nuovo corte. Vediamo che differenza c'è con il sintetico basico. Ecco, sì, la differenza sta nella morbidezza delle setole. Queste sono setole più morbide, quindi rilasciano un maggiore quantitativo di colore, hanno una morbidezza molto particolare perché sono proprio soffici, la stesura è molto soffice. Pur essendo corto ha comunque un buon controllo, ma vedete un passaggio più
flessibile perché è più morbido rispetto a questo e quindi riesce a dare un tratto più spesso con la stessa pressione, sto esercitando la stessa pressione su tutti rispetto al proprio passaggio. Cosa significa maggior flessibilità? Maggior flessibilità significa quindi rilascio maggiore di colore sul foglio, minor flessibilità minore rilascio sul foglio, lunghezza maggiore strascico rispetto ad altri, ma come vedete anche una setola corta più flessibile, anche se non è cortissima, più, anche se vedete non è proprio cortissima, ce ne sono di più corte, è più flessibile, rilascia a lungo il suo passaggio. Un altro 12 completamente diverso è un sintetico fine piatto, questo è proprio un pennello piatto per antonomasia, lui è più rigido del precedente e infatti lo vedete subito come schiarisce maggiormente il colore, ha un passaggio molto molto più netto, adatto specialmente a campiture quando dovete riempire degli spazi molto grandi, ma sicuramente essendo più rigido e quindi la flessibilità controllata darà anche questo ottimi risultati per la pittura materica e magari i giochi di picchiettamento, e quindi adattissimo sia per la pittura molto stirata che per la pittura materica. Ora io sto andando con acrilici, ma con olio tutto questo sarebbe molto più enfatizzato. Finora mi stanno piacendo tutti, adesso proviamo un lingua di gatto più appuntito, una Martora Kolinsky, quindi un pennello in setola naturale in Martora, e vediamo che tipo di lavoro fa. Meraviglioso. Allora, che dire, le setole naturali, pur essendo flessibili, vedete, grande flessibilità, grande presa del colore, grande rilascio del colore, è un film sottile ma sicuramente più pieno, rilascia più colore, lo trattiene nelle setole, ha un bellissimo anche lui gioco di mano, nel senso che possiamo portarlo un po' a lungo dove vogliamo, trattiene molto bene il colore. Questo per esempio, anche se loro lo catalogano come pennello da olio ed acrilico, io lo userei anche per l'acquerello perché ha un gran serbatoio e come vedete tra tutti quelli che abbiamo usato è quello che rilascia in maniera più omogenea il colore. Sicuramente tra tutti quelli che abbiamo usato è quello con le setole più pregiate, quindi anche questo vorrà dire qualcosa. Il 14, ora proviamo un pennello in setola extra, sono quelle setole di bue però più dure, più spesse, adattissime alla pittura materica, io intanto bagno il pennello, adattissime alla pittura materica, molto molto adatte all'olio quando si vogliono dare quei tagli proprio materici e nervosi ai quadri, perché lui riesce a dare questi sbalzi cromatici, a lasciare quindi delle zone più, vabbè, il colore lo stende e comunque viene sempre un po' più striato perché la matericità di questi pennelli sta proprio in questo, ma nello stesso tempo lui è quello che più di tutti a mo' di spatola prende e riesce a farci fare dei giochi di materia. È un pennello molto forte, molto robusto per delle pitture molto decise e molto materiche anche nella stesura liscia, perché anche nella stesura liscia la striscia di passaggio si vede perché è data proprio dalla durezza delle setole che lo compongono. Un bellissimo pennello comunque per determinati tipi di pittura. Le setole fino ad ora sono tutte molto buone e ben tagliate. Allora, adesso proviamo questo che è un sintetico, penso IM sia, a vedere la setola, una imitazione, a me pare una mangusta, però potrei sbagliarmi, ma sul sito trovate tutto, io non ho guardato. Allora sì, molto elastico, molto 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 flessibile,
morbido, una buonissima stesura del colore. Questi sono i pennelli che piacciono a me, molto leccati, come si suol dire. Guardate come stende il colore in maniera omogenea, veloce, elastico, flessibile, rilascia il colore, trattiene il colore. Non è uno tra quelli che ne trattiene di più, come vedete, ma sicuramente è uno che ne trattiene molto, pur avendo una setola non lunga. Anche in questo la pittura materica è possibile, ma una pittura materica più gentile. Guardate la differenza tra l'uno e l'altro. Questa è una pittura materica molto molto forte, questa è una pittura materica più gentile. Anche lui ha una buonissima flessibilità e quindi capacissimo di stendere il colore per lunghi tragitti all'interno della tela. Foglio nuovo, continuiamo con un setola extra numero 14, setole lunghe, belle rigide, prenderanno, guardate, inutile che vi anticipo nulla, infatti una grande presa di colore, ora poi ve li raffronto con gli altri, ve li rimetto vicini, una grande presa di colore, una buonissima stiratura del colore, non lascia nessuna traccia di sé, perché pur avendo delle setole molto rigide riesce a fletterle molto per la sua lunghezza e di conseguenza non lascia molto bordo a destra e a sinistra. Non lascia anche bordo perché la sua curvatura gli consente di rilasciare in maniera graduale il colore. Anche questo è un ottimo pennello per la pittura materica, ma è una pittura materica più allargata, per farvi vedere come si riesce a percepire una differenza cromatica in questo lavoro così a tampone, a mo' di tampone, dove appunto nella parte sommitale rilascia più colore, mentre nella parte della lunghezza delle setole apre il colore lasciando appunto queste gradazioni differenti dello stesso tono. Lui non è proprio adatto alla stesura, però nella stesura invece rilascia parte di sé, perché il colore, cambiando la veicolazione del rilascio, non essendo più piatto ma andando in verticale, invece fa deposito sui bordi, quindi usato in questa maniera ritorna la matericità tipica di questa setola. Passiamo adesso ai più grandi, ai numeri 16. Comincerei con un sintetico avorio. Questo pennello è bellissimo, mi piace molto la setola avorio, bella bella bella, è uno dei pennelli penso che piacciono a me, infatti molto rigido, una flessibilità, cioè quando io dico flessibile significa che si piega, si flette, ma poi ritorna in asse, ritorna subito al suo posto, quindi la stesura del colore avviene in maniera molto tirata, molto molto. È una setola quindi più rigida ma morbida rispetto alle setole naturali. Anche lui è un ottimo aiuto per la pittura materica, ma è una pittura materica anche qui che lascia delle discromie, ma delle discromie più composte, mentre qui vedete la sfaldatura del colore è ampia, qui è più rigida perché segue la setola del pennello. Anche lui nella stiratura del colore, nel tiraggio, nell'evoluzione, lascia un segno più netto perché sicuramente più rigido e sicuramente più trattenuto nell'allargare le setole e quindi maggiore controllo anche nella veicolazione del colore su tela. Ultimo, ma non per bellezza, questo sintetico prugna con appunto setole prugna, non so se riuscite a vederle. Molto bello, elegantissimo questo pennello. Lui ha una stesura molto particolare, una stesura rigida, quindi la flessibilità è molto controllata delle setole. Può essere usato in duplice maniera, quindi o con una stesura molto tirata inclinandolo, quindi aumentando la base del pennello, oppure guardate, questo è veramente adatto a i quadri con soggetti pieni di vegetazione, diciamo così, con un movimento della pittura
molto ricco, ma nello stesso tempo non necessariamente materico. Diciamo che qui la pennellata rimane evidente, pur non dando necessariamente matericità al lavoro. È un bellissimo pennello per le pitture, proprio per il genere pittorico inteso come più libero. Molto bello nello strascico del colore, e la sua forma particolare rilascia il colore in maniera proprio armonica, graziata. Anche qui setole flessibili ma che ritornano al loro posto, delle setole non molle, non morbide, ma allo stesso tempo che accompagnano la pittura. Flettono e ritornano indietro, quindi stirano, però in questo caso vedete rilasciano più colore del sintetico. Quindi adesso vi faccio vedere uno accanto all'altro come hanno lavorato i nostri bellissimi pennelli. Lo so, è una review un po' lunghetta, però non mi andava di separare il discorso perché mi piaceva si facesse così in maniera molto molto continuativa e naturale. Mi piaceva proprio farvi vedere come i colori, come i pennelli possono assurgere a diverse conclusioni partendo da un unico colore e dalla stessa mano soprattutto. 10. Pelo di bue, morbido, prende molto colore, non rilascia copiosamente, lascia una leggera striatura dovuta proprio alla morbidezza della setola. Ottimo per quadri pittorici al libero stile, non troppo stirati, e una lunga stesura del colore sulla tela, in quel caso appunto con una trasparenza maggiore del colore. Il 10 sintetico oro, una pittura molto stirata, un controllo del colore molto accentuato, deposita il colore ma rende molto sottile il film pittorico, utilizzabile anche per pittura materica usato a picchiettamento. Sintetico smeraldo, un bellissimo pennello che è una via di mezzo tra i primi due, anche questo è un numero 12, vedete come la setola è controllabile, la pittura sia particolarmente stirata ma ha un rilascio maggiore di colore rispetto al precedente come linea, è un controllo particolarissimo della linea nella stesura del colore sulla tela. Il 12, il sintetico bronzo, bellissimo, forse uno dei miei preferiti, guardate come fa campiture di colore ben equilibrate, colorate più o meno, il rilascio del colore è lo stesso, però questa setola lecca meglio il film pittorico, lo rende più steso, quindi non è migliore dell'altro, è più adatto a me, state attenti, quindi in queste prove voi guardate l'adattabilità alla vostra tecnica pittorica. Perché esiste una recensione di questo genere? Per farvi comprare il pennello adatto alle vostre esigenze, per farvi conoscere la gamma di prodotti, ma tra questi farvi andare a colpo sicuro a prendere un prodotto giusto per voi. Allora, poi quest'altro bellissimo, il 12 sintetico fine, come tutti i sintetici totalmente piatto, come tutti i sintetici una leccata molto molto stirata del colore, grande precisione nella stesura per la sua flessibilità controllata, morbido ma nello stesso tempo molto elastico. Tutti questi quattro sono pennelli, gli ultimi quattro sono pennelli molto elastici, quindi ritornano al loro grado di partenza dopo la passata, adattissimo anche per pittura materica, come vi dicevo. Questo è il numero 12, Marto Racolinsky, bellissimo, una stesura piena del colore, compatta, un colore pieno, è tra questi mi pare l'unico in un pelo nobile, e si vede perché come stesura del colore è meraviglioso. Io non lo userei per la pittura materica, lo userei per una pittura più stirata, ma potrebbe essere anche adatto. Guardate come stende elegantemente il colore, non lasciando residui sui bordi, né nella pittura a campitura omogenea né nella striatura. È stupendo, è superiore agli altri come performance, ma è superiore agli altri come nobiltà di setola. Poi questo setola extra è un pennello più per pitture grezze, grossolane, non nel senso sprezzante del termine, ma nel senso materico del termine. Lascia la passata
Quindi per quelle pitture molto veementi lascia traccia di sé e lascia, usato in maniera materica, degli avanzi molto grandi di colore, delle porzioni materiche molto spesse di colore. Il 14, sintetico imitazione mangusta, credo, andate a controllare sul sito della Tintoretto che vi metto nel box informazioni, trovate tutto l'elenco dei prodotti e mi pare che per ogni pennello ci sia la scheda tecnica. Io non la guardo prima di fare i video per non essere influenzata, voglio darvi delle opinioni molto personali, ma lì troverete ciò che l'azienda dice dei propri pennelli, magari paragonarlo con la mia recensione potrebbe esservi utile. Allora, è un 14 piatto, un bellissimo rilascio del colore, molto pittorico, lascia leggermente la striata, un buon controllo anche nella pittura materica, che diviene comunque una pittura materica non troppo spessa, ma con, vedete, dei residui di colore materico molto evidenti, così come sono evidenti quando passate la strisciata in verticale, si depositano sui lati. L'unico che non ha deposito è quello in Martora Koninsky. Poi andiamo avanti con il 14 in setola extra, però con setole molto lunghe. Guardate da in confronto al suo compagno 14 in setole leggermente più corte e rette, invece queste sono proprio curviline, un pennello curvo e con setole un po' più lunghe, guardate che rilascio più omogeneo del colore, senza striate nella pittura a film sottile, e guardate che bella discromia che crea all'interno della pittura materica, in cui si hanno zone più chiare e meno chiare, ma armonicamente composite, quindi è anche questo per una pittura materica non troppo accentuata, che invece può diventare accentuata, vedete qui, nella stesura, pigiando con forza le setole. Quindi sono pennelli anche abbastanza versatili nella loro performance, perché dipende molto anche da come voi li maneggiate. Un altro bellissimo pennello è questo sintetico avorio, vi ho detto che mi è piaciuto subito per la stesura così leccata e anche per la possibilità di farlo performare in maniera invece così materica, picchiettando il colore sulla tela. Nel suo passaggio lungo stende molto il colore e nello stesso tempo lo lascia materico sui bordi e stirato al centro. Ultimo bellissimo, anche questo un pennello stupendo, il sintetico prugna, che dà dei toni molto vibranti proprio per la sua conformazione a punta, rilascia il colore così in maniera vibrante, sì, non c'è altro termine, e anche composita, quindi è bellissimo anche per tutte quelle quegli stili che vertono verso magari l'impressionismo, diciamo così, dando appunto queste macchie di colore che sono bellissime a vedersi, non troppo materiche ma evidenti. Il passaggio invece a verticale è meraviglioso, molto lungo e molto elegante. Bene, questo per quanto riguarda i pennelli piatti. Adesso vediamo i pennelli tondi a punta. Ci siete? Allora, ecco adesso la dimostrazione di come funzionano questi pennelli tondi a punta della Tintoretto. Abbiamo qua un 10 sintetico oro, un 10 Martora Koninsky, un 10 sintetico avorio, un 10 sintetico bronzo, Poi, un 12 setola extra, un 12 pelo di bue, un 12 sintetico prugna, quindi un 12 sintetico smeraldo, un 14 sintetico fine e un 16 sintetico mangusta. Ecco qua. E allora, guardiamo questi pennelli come performano dal più piccolo al più grande. La particolarità di questo tipo di pennelli, questi così appunta, questi pennelli a punta, è che non sempre il 10 ha una stessa grandezza, ma come vedete, mentre per i piatti più o meno la ghiera determina la larghezza del pennello, perché la pressione determina appunto l'ampiezza, la stesura e lunghezza, per i pennelli a punta questo principio viene un po' meno. In generale hanno tutti la stessa grandezza, ma in particolare invece no. Mi spiego meglio. Se li vediamo così, hanno tutti ampiezze differenti, poi nel tratto vedrete che si assomiglieranno tutti, quindi quando si guarda il numero non si guarda proprio il numero della grandezza della setola, ma si guarda il numero della stesura. Infatti un Martora Koninsky, che abbiamo visto essere un pennello che rilascia molto più colore, un pennello molto più morbido nella stesura, ha una grandezza di gran lunga inferiore a un sintetico, che invece è più trattenuto nel rilascio del colore. Allora,
cominciamo proprio da lui. Innanzitutto vi do il tratto. Voilà, il tratto singolo. E poi, se vogliamo invece parlare di pittoricità, la campitura. Allora, come vedete, il colore risulta sempre compatto. Naturalmente il pennello tondo, a differenza del pennello piatto, stirerà molto di meno il colore e lascerà più vibrazione e movimento. Questo, come quello precedente, è un ottimo pennello, molto morbido, le setole sono molto flessibili, non elasticissime, nel senso che sono abbastanza elastiche. Naturalmente ha un rilascio stupendo del colore proprio per la sua natura di pennello a setola nobile. Poi proviamo accanto a lui un sintetico oro, morbidissimo anche questo. Facciamo il tratto. Visto che i tratti si assomigliano molto, questo si allarga di più, però è facilmente controllabile. Ha una stesura meno omogenea ovviamente della martora, qua stiamo paragonando l'oro al ferro, insomma, però è comunque un ottimo pennello. Avranno anche prezzi molto differenti. Quello che voglio dirvi però è che lavorando si riesce a performare bene questo pennello come questo. Certo, la resa di colore sarà differente, questo vi ho detto tira via più colore, però per i principianti quello che consiglio sempre è cominciare con un pennello più economico come può essere questo, per poi passare a pennelli più nobili. Proviamo adesso questo 10 sintetico bronzo. Allora, rilasciamo il tratto, vedete? Alla fine, anche se è cicciottone, il tratto liscio lo lasciano tutti uguali allo stesso modo. E poi anche queste sono setole molto molto elastiche. La sua grandezza fa sì che il colore si distribuisca all'interno delle setole e, lavorando molto, tiri via con sé molto colore, ma nello stesso tempo rilasci anche una pittoricità più movimentata rispetto al precedente, quindi una vibrazione maggiore dovuta al fusto maggiore delle setole. Ultimo 10 è il sintetico avorio, fratellino del pennello piatto di prima. Bellissimo, a me piacciono questi pennelli con le setole avorio, mi piacciono molto, e proprio a livello estetico vi sto parlando. Vediamo il tratto. Eh sì, anche lui ha la stessa grossezza di tratto, è un 10 del resto, e nel dipingere, avendo delle setole più rigide, più elastiche, ma anche molto molto flessibili, tira via molto più colore. C'è la possibilità di lasciare le striature volendo, ma c'è anche la possibilità di stirare molto il colore. Naturalmente, se usate un pennello tondo, sicuramente è un pennello a cui chiedete una maggiore vibrazione, quindi è bello anche far vedere la pennellata. Adesso passiamo ai 12. Eccoli qua, me li metto accanto e proviamo prima quello in pelo di bue. Molto poco elastico quindi, ma molto molto flessibile, dovrebbe rilasciare molto colore. Vediamo. Eh sì, ne rilascia veramente parecchio, però in maniera molto bella, molto armonica, vedete? È il suo tratto leggermente più grande rispetto ai precedenti, d'altronde sale di numero, una coprenza maggiore come il fratello piatto rispetto agli altri. Adesso usiamo uno di quei pennelli più grossolani, una setola extra, e guardate anche qui come appunto è sia bellissimo nella stesura, ma abbia un modo proprio ruvido, ecco, di lasciare il colore, di rilasciare il colore. Ok, visto? Molto bello, compatto, vibrante, ruvido, per delle pitture un po' più dure, un po' meno delicate. E ora proviamo il 12 sintetico prugna. Lasciamo il tratto, anche lui, vedete? Anche se piccolino, un tratto molto largo.
è, anche come il fratello, una pittoricità molto molto armoniosa, vibrante, con dei toni di colore differenziato, bellissimo. Una pittura che non viene liscia ed omogenea, ma viene appunto movimentata dalla setola, che è molto flessibile, molto elastica, questa tutte e due le componenti, che quindi accompagna la stesura, ma poi quando rilascia dall'ultimo tratto che lascia proprio il segno del pennello, e anche questa è una particolarità che mi piace molto. Adesso il sintetico smeraldo numero 12, voilà, e adesso proviamone anche la resa. Anche lui ha una bella pittoricità, molto compatta, diciamo che questo più di tutti compatta il colore, è come se lo appiattisse maggiormente. Nello stesso tempo però differenzia i toni, quindi non rende piatta la stesura, ma rende compatta la stesura, che è diverso, pur dando gradazioni tonali differenti. Una pittura totalmente distribuita sulla superficie, quasi scompare la grana della tela sotto questo pennello, però nello stesso tempo nell'andare a turare, diciamo così, la trama della tela non diventa piatto assolutamente, ma sempre molto movimentato e bello. Penultimo, il 14 sintetico fine, vediamo il tratto, ok, e vediamo la campitura, bellissimo anche questo molto permeante, anche questo molto pittorico, anche questo da toni molto vibranti, è abbastanza flessibile e morbido alla stesura, modulabile come vedete, e rilascia il colore in maniera bellissima, molto pittorica, molto molto, si vede la pennellata, proprio si vede la stampa del pennello su ogni passaggio, veramente molto bello, morbido, molto molto controllabile, con delle belle setole lunghe e ben aggraziate. L'ultimo in mangusta sintetica, certo, e anche qui bellissimo come il suo fratellino piatto, molto molto bello, anche questo molto vibrante nella posizione, vediamo il tratto liscio, ok, bellissimo. Questo è un 16, infatti vedete tende ad allargarsi molto al passaggio, molto molto bello, anche questo prende un bel po' di colore, lo rilascia in maniera vibrante e flessibile, molto flessibile e morbido, molto molto morbido al passaggio, cioè non dovete fare forza, caratteristiche molto simili questi due pennelli, se non che questo prende ancora più colore. Questa lunghissima carrellata, ma credo bellissima, perché vi ha fatto vedere talmente tanti modi di apporre il colore sulla tela, che penso vi abbia arricchito tantissimo. Allora ricominciamo, il 10 Marto Racolinski, una stesura piena del colore, un bel po' di colore, rilasciato in maniera vibrante, elegante, anche molto pittorica in questo tondo. Poi il 10 invece in sintetico oro rilascia una pittura più leccata, un film pittorico più sottile, controllabile, ma nella stesura lunga, molto controllabile. Quindi poi abbiamo visto il 10 sintetico bronzo, un colore rilasciato in maniera molto vibrante, molto pittorica, setole molto controllabili e flessibili. Il 10 sintetico avorio, guardate come lascia il colore nella sua setola più rigida, rilascia il colore in maniera molto disomogenea, proprio per creare questi giochi di queste discromie, questi giochi di colore che diano profondità al dipinto. Ha un tratto molto controllabile proprio per la rigidità delle sue setole, ma il passaggio è anche molto morbido. Questo è stupendo ed è un pelo di bue che raccoglie un sacco di colore, lo vedete, ha una stesura piena, anche se le strisciate del pennello si vedono, come giusto che sia con i pennelli tondi, è una stesura in lungo che è meravigliosa, è l'unico tra tutti che non lascia residui sui bordi, quindi significa che il pennello trattiene all'interno il colore tutto alla stessa maniera e che alla pressione lo rilascia omogeneamente e non sui bordi di più perché viene schiacciato al centro, e quindi anche questo ha una funzione molto importante
importante nei quadri in cui vogliamo dare omogeneità di passaggio alla stesura liscia. Il pennello per i tipi forti che non devono chiedere mai, scherzo, per una pittura veemente, per una pittura pittorica e vibrante, questo setole extra è ottimo, rilascia il colore pieno, vibrante, con delle strisciate di pennello molto evidenti. Io lo chiamo il pennello grezzo, ma in realtà è il pennello materico per eccellenza. Poi vediamo un po' il 12 sintetico prugna, molto elegante nella stesura, ha una stesura molto romantica, concedetemi questi aggettivi del colore, diciamo che è vibrante, trasparente nello stesso tempo, certo poi con le sovrapposizioni la trasparenza finisce, ma l'impronta del pennello è un'impronta molto elegante, molto io lo vedo adatto molto a una pittura femminile questo pennello, forse sto dicendo un'improperie, ma è molto aggraziato, ecco, nelle sue forme. Poi il sintetico smeraldo è un bellissimo sintetico con delle setole abbastanza flessibili che rilascia un colore steso in maniera omogenea ma vibrante. La striatura la lascia sul laterale, come vedete molto bene evidente, però molto controllabile nella setola. Diciamo che questi pennelli, a differenza dei pennelli piatti, hanno delle caratteristiche che sì, li differenziano, ma non poi di tantissimo. Ce ne sono alcuni molto simili, come potete vedere. Dipende in quel punto solamente dal piacere che voi avete nella stesura del colore, se volete un pennello che vi dia più o meno resistenza. Quindi il 14, un sintetico fine, guardate che meraviglia, questo è tra i sintetici, è forse quello che preferisco insieme a quello che vi dirò tra un poco. Questo è un 14 e anche questo ha una stesura molto elegante ma anche molto piena del colore, sia nella forma stirata che nella forma a campitura. E anche il compare 16, però in sintetico mangusta, ha la stessa pienezza di colore, lascia comunque la passata del pennello, quindi mantiene pittorico il lavoro e non troppo leccato, e nello stesso tempo però ha una raccolta di colore più omogenea, perché anche nella stesura a pennello, guardate, rilascia un colore pieno, quindi come questo, come il pelo di bue, trattiene uniformemente il colore ma ne rilascia di più. Vi tengo un attimino solo per dimostrarvi una cosa, ma proprio non abbiate paura, perché solo un attimo, prendo una punta di colore ad olio e ne provo con voi soltanto una ad olio, per farvi semplicemente vedere che da bagnato l'olio e l'acrilico più o meno si comportano nel medesimo modo, e quindi basta provarne uno per aver capito come funziona con entrambe le tecniche. Quale proviamo? Ne proviamo uno centrale, proviamo questo in setola di bue, andiamo ad apporre il colore. Ora ovviamente qua il colore è diverso ed è diversa anche la materia, però guardate come il pennello lavora allo stesso modo, cioè pennellata compatta, lascia le striature, modulabilissimo, vedete, e anche nella stesura molto molto bene. Ok, questo è un olio idrosolubile e quindi un olio all'acqua, è un colore differente, un tono di blu differente, però per vederli a lavoro per bene invece con gli oli vi invito a vedere i prossimi video, sia della recensione di questi colori idrosolubili ad olio che i prossimi video del corso di pittura, dove userò una parte di questi pennelli. Adesso però vado a pulirli, perché qualcuno di questi devo regalarlo a voi. Come lo pulisco? In questo caso userò il Tintorsetto lavatore, di cui vi ho fatto la recensione che vi lascio tra le schede, o se no il mio, o se non lo avete, potete usare il metodo classico che vi ho suggerito di pulitura del pennello, che vi metto sempre qui tra le schede. Mi raccomando, pulite sempre i pennelli bene 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 dopo ogni sessione di lavoro, e così vi dureranno per sempre. Adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo, se siete sopravvissuti.
visto, sono pennelli molto belli, flessibili, ognuno con una caratteristica diversa. In questo caso veramente il pennello partecipa dell'opera d'arte, perché il pennello dà prestazioni differenti a differenti setole. Possiamo decidere quali sono i migliori per noi, ci sono dei pennelli più duri, dei pennelli più morbidi, insomma. Vedete un po' voi quali sono quelli più adatti a voi. Io posso dirvi che a qualità di setola, a qualità di resistenza, a qualità di stesura sono tutti ottimi. Quelli che vi ho fatto vedere sono eccezionali, quindi un prezzo relativamente basso che cambia da venditore a venditore, ma sono una fascia media di prezzo che comunque vi darà delle prestazioni da fascia alta di qualità. Questo video spero vi sia stato utile. Uno di voi riceverà in regalo una gamma di pennelli Tintoretto che io sceglierò per voi, lasciando un commento qua sotto. Metterò in palio qua sotto, vedrete quanti pennelli metterò in palio per voi. Non li metterò tutti in palio perché un po' li conservo per metterveli in palio in futuro per un premio un po' più grande che sto preparando per il raggiungimento di un traguardo di Arte per Te, in cui farò un mega giveaway in cui parteciperanno tutte le aziende che hanno in qualche modo collaborato con Arte per Te o che hanno avuto la fiducia di fare recensire i propri prodotti su Arte per Te. Quindi una gamma di pennelli. Qui adesso state vedendo la scadenza del giveaway e i pennelli che metterò in palio per uno di voi. L'unica regola per partecipare al giveaway è che si sia iscritti ai miei tre canali, quindi dall'Arte per Te, a Due Cuori una K e dal nuovo canale Ombretta. Dopodiché basta fare questi tre semplici click, avrete accesso libero al giveaway e potrete vincere questi stupendi pennelli. Guardate che è proprio un bel premio. Quindi in bocca al lupo, io incrocio le dita per voi e lasciate tanti commenti, potete lasciare tutti i commenti che volete. Io ringrazio la Tintoretto per averci fatto provare i suoi pennelli, ottimi. Io vi aspetto sempre su tutti i miei social, quindi su Instagram, sulla pagina Facebook, di cui il link vi lascio qua sotto. Vi aspetto sempre su Due con una K e sul mio nuovo canale, Ombretta, dove sul primo si parla di cucina, sul secondo invece si parla di frivolezze. Il link vi lascio sempre qua sotto nel box informazioni. E non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci, ciao!